Buongiorno, queste le notizie di Pandora TV di giovedì 27 febbraio. Attenzione, stanno per fare forse un governo del virus e forse anche un presidente del consiglio del virus. Non sappiamo chi è che si potrebbe candidare, ma è questa la manovra in corso nella quale sono coinvolti tutti. Un'altra volta senza votare? Un altro governo senza votare? Si può già immaginare che sarà un pasticcio nella migliore delle ipotesi, ma vorrei essere chiaro, non è che mi importa molto per il destino di Giuseppe Conte, non è questo il problema. Non mi preoccupa il suo destino, mi preoccupa il paese, il suo stato fisico e mentale, la sua gente, cioè noi. E il suo governo, cioè nessuno. Mi preoccupa soprattutto cosa accade attorno al nostro paese, nel mondo, cosa della quale ci siamo forse dimenticati, salvo che tutti gli occhi sono ancora puntati contemporaneamente su Lodi e il Lodigiano e su Wuhan, Cina. Troppe cose sono poco chiare, a cominciare dalla stranezza del coronavirus che dopo la Cina ha colpito, anzi dopo il centro della Cina, perché Wuhan era il centro della Cina, ha colpito l'Italia più di tutti gli altri. Strano, non si sa neanche chi sia stato il primo infettato della serie del nostro coronavirus e siamo già in una situazione di crisi, quasi di panico. Eppure noi non siamo così importanti come lo è la Cina, sicuramente. Noi non avevamo neanche un laboratorio di massima sicurezza come quello di Wuhan. Non ce l'avevamo da nessuna parte. E invece, guarda caso, quanta stranezza. Abbiamo chiuso tutti i voli con la Cina. Ma per esempio, gli Stati Uniti che non hanno chiuso nessun volo, anzi ne hanno a decine ogni giorno, andata e ritorno, sembra che se ne stiano tranquilli, acquattati. Non si sentono. Ah, che strano. Il centro vitale dell'economia mondiale fino all'altro ieri, in questo momento, se ne sta quattro. È vero che qualche giornale americano ha detto che tutto quello che sta succedendo è a vantaggio dell'America, forse non ha neanche tutti i torti, ma per il resto sembrano molto occupati dei loro fatti interni, delle primarie del Partito Democratico. Nessun allarme, non comparabile sicuramente con quello che sta accadendo in Italia e probabilmente anche in Europa. Che strano, non vi sembra strano? A me sembra strano. Eppure eccoci qui, appunto, sull'orlo del panico, tanto che si manovra politicamente per portare il paese in una specie di stato di emergenza. C'è chi pensa questo, con un governo di salvezza nazionale, che però è del tutto fasullo, perché non c'è nessuna intenzione di fare una cosa del genere da parte di nessuno. Un governo che sarebbe composto da componenti che peraltro non sono in grado di salvare nessuno, perché non rappresentano nessuno, perché sono transitori e tutti sanno di essere transitori, o forse aspettano che arrivi la benedizione da fuori. Così pensano a un governo del virus, che se lo fanno bisognerà proprio battezzarlo così, il governo del virus, che ci può traghettare dove? Fuori dal virus? Non credo. Ci può traghettare soltanto verso uno scalino più in giù, verso la cantina del commissariamento autoritario del paese. Per esempio, l'approvazione finale del meccanismo salvastati che incombe. Intanto è l'economia mondiale, a quanto pare, che trema e le voci di una grande crisi finanziaria serpeggiano dovunque, insieme alla caduta delle borse.
Ripressione, come ha detto qualcuno, usando un termine che mi pare molto convincente, che noi siamo di fronte non solo al coronavirus, ma a una specie di reset della politica mondiale, della situazione mondiale. Cioè, in poche parole, i tremori delle borse crescono e gli equilibri mondiali si muovono con gli stessi tremori. L'orologio degli scienziati atomici aveva sistemato la lancetta dei minuti su meno 100 secondi, all'ora fatale, ma l'hanno fatto prima del coronavirus. Erano già preoccupati per le bombe atomiche. Adesso abbiamo assistito all'esplosione di un'altra bomba atomica, i cui effetti, le cui radiazioni, non sappiamo ancora quanto tempo dureranno, e noi dovremmo essere tutti molto attenti a quello che succede fuori dai nostri confini, e invece non lo siamo. Per esempio, dovremmo essere attenti a quello che sta accadendo anche in Europa, dove sta per scattare la più grande esercitazione militare che la NATO abbia mai avuto dalla sua nascita. Parteciperanno decine di migliaia di soldati al confine con la Russia. E dunque cominciamo da qui per raccontare le nostre notizie di questo giovedì 27 febbraio. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. L'avvertimento viene dal centro nevralgico della difesa strategica della Russia, cioè dal generale Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa. Ha colto l'occasione dell'incontro moscovita di oggi con il collega francese François Lecourant per esprimere il giudizio. State preparando uno scenario pericoloso e provocatorio. Ci sono questioni, ha detto, che sollevano seria preoccupazione. In primo luogo, l'evidente intensificazione dell'attività militare alle frontiere russe. In secondo luogo, il fatto che si stia configurando la preparazione di operazioni offensive. Tutto ciò, ha concluso Gerasimov, ha un carattere apertamente provocatorio. Tono e contenuto niente affatto convenzionali. Tutti contro Sanders è il risultato del dibattito televisivo andato in scena prima delle elezioni di sabato in South Carolina. Si è appena costituito il Big Ten Project, un gruppo democratico che cerca di far deragliare la candidatura di Sanders. Persino la Warren, quella più vicina al vecchio Bernie, ora lo attacca. Il più feroce è stato Bloomberg, che ha accusato Sanders per le lodi a Cuba circa il programma di alfabetizzazione realizzato da L'Avana. Altra accusa contro Sanders, quella di avere invitato gli Stati Uniti a essere onesti sulla politica estera americana, visto che Washington ha rovesciato governi in tutto il mondo. Non potevano mancare le accuse a Sanders di essere un criptoagente di Putin. Il miliardario Bloomberg ha messo sotto accusa il programma di Sanders, che prevederebbe un vero sistema sanitario nazionale, un vasto programma per le scuole dell'infanzia e uno sull'istruzione universale gratuita. Su Sanders si è espresso di nuovo anche Trump durante il suo viaggio in India. Penso che sarebbe un avversario più difficile della maggior parte degli altri candidati democratici, perché è come me, ma io ho una base molto più grande. Intanto gli ultimi sondaggi di CBS e YouGov hanno detto che Biden non sarebbe ancora fuori gioco, dandogli un discreto 28%, contro un Sanders al 23%, e rimettendo in corsa un altro miliardario, Tom Steyer, al 18%. Il South Carolina sarà il banco di prova prima del Super Tuesday di martedì prossimo, in cui si voterà in 14 stati, tra cui i popolosi California e Texas. Dalla prossima settimana il quadro per la corsa presidenziale sarà molto più chiaro. La prima sessione delle udienze per l'estradizione di Assange si è svolta a Londra il 24 febbraio. L'avvocato del giornalista ha riferito alla Corte che il governo americano pianificava l'eliminazione fisica di Assange.
è quanto emerso dalle indagini sull'attività spionistica contro Julian mentre si trovava all'interno dell'ambasciata ecuadoriana. Volevano farlo apparire come un incidente, ha illustrato alla corte l'avvocato Fitzgerald. Prima di essere portato davanti al giudice, il recluso è stato spogliato e perquisito due volte. La difesa ha chiesto al giudice di intervenire verso la direzione della prigione di Belmarsh per far finire il trattamento iniquo e disumano inflitto ad Assange, a cui sono state sottratte le carte processuali necessarie alla sua difesa. Il giudice, Vanessa Bowser, ha risposto che la questione è di pertinenza del direttore della prigione, ma ha riconosciuto, seppure a mezza voce, che sarebbe d'aiuto se la prigione gli lasciasse vedere le sue carte. Contemporaneamente all'udienza processuale, nella chiesa londinese di St. Pancras, si è svolta una manifestazione di intellettuali di diverse parti d'Europa. Il titolo dato all'incontro pubblico è stato «L'imperialismo a processo». C'erano giornalisti, scrittori, storici, filosofi, militanti per i diritti umani come George Galloway, la corrispondente di guerra Eva Bartlett, il musicista e compositore dei Madness Mike Berson, l'ex ambasciatore britannico Craig Murray, il padre di Assange John Shipton. L'assemblea si è poi trasformata in una marcia attraverso Londra verso il luogo del processo, cui hanno preso parte centinaia di manifestanti. Craig Murray ha definito le udienze in corso come farsa della giustizia. Sono sconvolto, ha aggiunto, per la brutalità intimidatoria con cui agiscono. Ma li fermeremo. La Turchia si installa direttamente a Idlib con altri 7.600 soldati e 2.850 mezzi militari e camion carichi di carri armati, armi e munizioni. Ma sul campo di battaglia le cose non vanno molto bene per Erdogan. L'esercito siriano avanza a nord e a ovest con l'obiettivo di prendere il controllo dell'intero tratto autostradale che collega Latakia ad Aleppo. Fra martedì e mercoledì Assad ha riconquistato una ventina di cittadine e villaggi a sud-est. La rapidità dell'avanzata siriana emerge dai dispacci dei terroristi, intercettati dai servizi russi che li hanno pubblicati. L'avanzata siriana è sostenuta, infatti, potentemente dall'aviazione russa e dai droni russi, che monitorano e colpiscono con precisione le forze ribelli. Le forze turche per il momento non scendono direttamente in campo e si limitano a fornire la copertura con la loro artiglieria. Persa e riconquistata più volte la città di Nayreb, ora terra di nessuno. Combattimenti intorno a Sarakiv. In queste ore Damasco, insieme alla Russia, ha bombardato l'aeroporto vicino a Taftanas, nei dintorni di Sarakiv, che la Turchia stava usando come base logistica. Nel frattempo, paradossalmente, prosegue l'azione diplomatica ravvicinata tra Russia e Turchia. Mentre le TV russe mostrano da vicino gli avamposti turchi con bandiera rossa e mezzaluna, si tratta per un accordo che dovrebbe concedere alla Turchia una striscia di confine di 16 km, mentre alla Russia sarebbe lasciato il controllo sul confine fra Idlib e Afrin. Le autostrade M4 e M5 verrebbero poste sotto una protezione congiunta e la Turchia si ritirerebbe dai punti di osservazione installati nelle aree già tornate sotto il controllo di Damasco. Tutto molto provvisorio. Fortissime tensioni tra Pakistan e India, i due vicini atomici. È passato un anno dal 26 febbraio 2019, quando l'India compì un attacco aereo su di un villaggio del Kashmir pakistano. Raja Farooq Haider, eletto primo ministro del Kashmir pakistano, stato semi-autonomo, in un'intervista con Al Jazeera ha invitato apertamente il Pakistan a intervenire militarmente contro l'India.
Senza un'azione di forza la diplomazia non funziona, ha affermato. In realtà, nel corso di questo ultimo anno si sono ripetuti in continuazione scontri, anche molto gravi, lungo quella che è stata definita come linea di controllo. La situazione ha cominciato a degenerare dopo la decisione di Nuova Delhi, lo scorso agosto, di revocare lo stato speciale di cui godeva il Kashmir fino a quel momento. Il sistema politico e amministrativo è quindi stato trasferito completamente alle autorità centrali indiane. Decisione unilaterale considerata inaccettabile da parte di Karachi. Il peggio sta avvenendo in questi mesi, dopo che il primo ministro indiano Modi ha teso la mano, per ragioni di equilibrio politico a Nuova Delhi, al partito RSS, nazionalista indù, che ha un programma apertamente antimusulmano e che addirittura si richiama apertamente al nazismo germanico. In queste condizioni diventa molto esiguo lo spazio per una gestione pacifica del contrasto. Il Sudan si riavvicina all'Occidente. Dopo il colpo di Stato dello scorso anno ai danni di Omar al-Bashir, che era al potere da 30 anni, e dopo l'istituzione, al suo posto, del Consiglio Supremo Sudanese, organo per metà militare e per metà civile, il paese sembra in procinto di cambiare collocazione internazionale. Omar al-Bashir è considerato in Occidente come il responsabile del genocidio perpetrato nel Darfur e sarà consegnato al Tribunale dell'Aia, che lo processerà per la morte di 300.000 persone e la fuga dal Darfur di quasi 3 milioni di disperati. Ma la volontà popolare è del tutto assente. La nuova situazione è il frutto di un colpo di Stato fomentato e diretto dai servizi segreti occidentali. Non a caso il premier israeliano Netanyahu è subito andato in visita a Khartoum, nella capitale di uno stato africano che fu tra i più ostili a Israele. Washington, in perfetta sintonia e tempismo, ha promesso di togliere le sanzioni per favorire la nascita di un governo di transizione. E, in soccorso, stanno arrivando i petrodollari dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, mentre in Sud Sudan, USA, Norvegia e Gran Bretagna, cioè le loro banche e i loro servizi segreti, tentano di creare una tregua tra il governo centrale e le diverse formazioni ribelli, in gran parte dominate dall'estremismo islamico.